Benvenuti a una nuova puntata di Malati di Cinema. Noi siamo tutti sui cellulari perché cerchiamo di condividere questa puntata sui nostri profili, Malati di Cinema Live, sulla pagina Facebook di Luigi Tenzi di Malati di Cinema. Di nuovo lunedì film in collaborazione con Giornale Off. Abbiamo due ospiti insomma, che ci stavano raccontando già dietro le quinte un sacco di cose, quindi abbiamo tanto da parlare, con Massimo Wertmüller e Paola Tiziana Cruciani. Benvenuti. Sui cellulari, ecco, sento l'audio abbassato. Ma no, infatti, ma perché non ce l'ho, non riesco manco a condividere. Va bene, condividiamo dopo, dai, che famo un casino. Condividiamo dopo. No. A parte Gigi, gli altri siamo un po' tutti, diciamo, non proprio nativi digitali, dai, ecco, parliamo, diciamo così, parliamo di cinema e teatro, che forse ne capiamo un pochino di più. Allora, ormai io sono moritura digitale. No, non è vero, non è vero. Invece, guarda, prima ci stavi dando un sacco di indicazioni, secondo me invece sei manetti tanto sui social. Ecco. Allora, dicevamo, Paola Tiziana Cruciani e Massimo Wertmüller, noi li abbiamo invitati intanto per parlare di teatro, dei loro ultimi progetti, poi stavamo facendo anche un po' una chiacchiera su questo 27 marzo, questa data indicativa che ci ha dato speranza per la riapertura dei teatri e dei cinema, con tante contraddizioni. E poi naturalmente questa sarà anche una puntata dove ricorderemo Gigi Proietti, inevitabilmente, perché Massimo Wertmüller e Paola Tiziana Cruciani sono stati allievi di Gigi Proietti nel suo mitico laboratorio, e poi tra l'altro sono tra i protagonisti della Zavorra, che non so se, insomma, io penso proprio che ce la ricordiamo tutti, che era un grande gruppo di attori che hanno dato vita alla comicità in televisione, perché voi siete stati anche pionieri, no? Degli sketch televisivi che poi dopo hanno avuto un'evoluzione, è così, in alcuni format, vero? Penso a Fabri, vero? Sì. Lo penso un po' anch'io, vabbè, ma noi non lo possiamo dire io e Paolo. Ma lo dico io, perché poi studiando un po', voi siete stati pionieri con i vostri sketch. Pierpaolo Mocci, sei di nuovo con me, insomma, nella conduzione di questa puntata. Abbiamo tante cose da dire con Massimo e Paola Tiziana. Beh, intanto facciamogli commentare questa scelta di Franceschini, sia di, diciamo, di unire le istanze delle sale cinematografiche al teatro, e secondo loro quali sono le differenze, e soprattutto se ci raccontano come può ripartire il teatro il 27 marzo. Cioè, tecnicamente, voi che Paola è, oltre ad essere attrice, è anche drammaturga e regista, Massimo nei teatri ci vive, fa cose bellissime spessissimo anche con Anna Ferruzzo, con Rodolfo Laganà, con Michele La Ginestra. Insomma, voi che siete anche, insomma, lavorate tanto a teatro, come si immagina questo inizio di ripartenza del 27 marzo? Posso? Vai. Sì. Allora, a me la notizia, devo dire, mi ha fatto molto piacere, perché comunque la prima cosa che ho pensato è che se riaprono le sale, sia di cinema che di teatro, è meglio per tutti affrontare i problemi con le sale aperte e non con le sale chiuse, perché con le sale aperte allora possiamo ragionare sulle riprogrammazioni di orari, di stagioni, di tutto, ma con le sale chiuse parliamo di fuffa, perché non conosciamo la nuova situazione in cui andremo a operare. Sarà una novità per tutti. Quindi, ora, insomma, l'importante è aprire. Cominciare ad aprire, cominciare a vedere, perché poi tutto andrà un po' rivisto, ma a sale aperte. Adesso la Sardegna, dice Bianca, riapriranno anche i ristoranti fino alle 23, dopodiché arrivederci e grazie. Può darsi che questo standard rimarrà per anni e ci abitueremo. Il pubblico si abituerà ad andare a teatro alle 19. Nel resto del mondo, io quando ho visto spettacoli a New York, a Londra, a Parigi, a Madrid, sono andata sempre alle 19. Non è sta grande
non è perché noi, capito, se mangiamo se va a prima passo a casa, prima mangio, poi vado a te, ma non è vero. Di solito si stacca dal lavoro, si passa al bar o al pub a mangiare una cosetta, così anche i ristoranti si attrezzeranno. Magari non è detto che non mettano i ristoranti aperti fino alle 20. Dice, ma che ci facciamo? Fai l'aperitivo per quelli che vanno a teatro. Poi vai a teatro. Le modalità di vita. Qui dobbiamo vedere un po' tutto, mi pare. Sì. Massimo, tu che ne pensi? Io sono d'accordo con Paola quando con la contentezza della riapertura, perché sarebbe da folli non esserlo. No, da folli, ma da non comprensibili, non condivisibili. Però ci sono una serie di però che a me certo vengono in testa come delle, come dei fulmini che inevitabili, perché ne dico uno. Fino a mo siamo stati tutti disoccupati e come tali, per una questione di forza maggiore che è la pandemia, e come tali di diritto di un ristoro, chiamatelo come vi pare. Che succede adesso che ci riaprono? Non è che il minuto dopo diventiamo lavoratori che non lavorano e quindi pertanto che non hanno più il diritto di un ristoro. Qui già per 2 anni, per 1 anno e mezzo, quanto è stato, siamo stati fermi, chiusi. È chiaro che questi diritti li abbiamo maturati piano piano, così come li ha maturati tutte le altre categorie, per le quali, ma questo è un altro discorso, si è pianto molto di più che per la cultura e il teatro. L'altra faccenda è che mi dispiace doverlo dire, perché oggi arriva una misura, insomma, un'iniziativa che poteva arrivare ma molto tempo prima, perché sono sempre stati posti sicurissimi i teatri. Beh, i paletti che ci stanno sembrano pensati da chi non ci vive di questo settore, perché solo per pensare di mettere in scena uno spettacolo, già il 27 non gliela fai, già non gliela fai, come funzione, come tutto. Per cui, come ho detto, mi è capitato sul social, poi come la pensa Paola lo so, se si tratta di prendere o lasciare, io prendo subito, per carità di Dio, e sono anche contento. Però tra le paventatissime terze ondate, tra le paventatissime richiusure e l'incertezza di non sapere se oggi siamo gialli e domani saremo rossi, noi non possiamo essere gestiti come un ristorante, non funzioniamo così. Per cui me prendo immediatamente l'iniziativa, me la faccio mia e cercherò di seguirla, di essere contento. Però non posso tacere, invece subito si è scatenata una pubblica opinione, per cui se tu dici i tuoi però e vuoi sottoporre solamente delle riflessioni, diventi un disfattista, un pessimista. No, si tratta di capire, con tutti questi paletti, come è possibile. Per esempio, un teatro piccolo, quello del mio amico, il nostro Michele, amico, certo, per esempio, non gliela fa. E lo so. Non lo puoi prendere in giro, non gliela fa con il 25%, c'ha 170 posti. Era tutto. Era vivissimo come teatro, ma se tu gli dici così, non potrà riaprire. Quindi, che vi devo dire? La macchia di leopardo, no? Che poi anche nel cinema il problema è quello, cioè a livello nazionale, se si apre a macchia di leopardo, perché sì, è regolato dai colori, dalle zone, cioè, voglio dire, una tournée, così come anche un film, non ha senso portarlo in giro, no? Perché anche lì si crea un problema sulle tournée. Vabbè, le tournée non esistono quasi più dal secolo scorso, stiamo parlando. Vabbè, però il spettacolo gira a livello nazionale, no? Normalmente l'idea è farlo girare, no? Sì, va bene, insomma, la tournée poi si organizza da una stagione all'altra, quindi non è il caso di questa riapertura. Ma io condivido tutto quello che ha detto Massimo, è vero, sarà tutto più difficile, ma io a quelli che dicono riaprono apposta per non darci più i ristori, ma io
allo stare a casa e piai ristori, ma preferisco andare a teatro e fare doppie tutti i giorni, se è necessario. Cioè, però, se è necessario farcela e fare due spettacoli al giorno, ma io faccio uno spettacolo alle 4 e uno alle 19, non me ne frega niente. Giusto, avete toccato un tema importante. Allora, tu hai detto ristori, Massimo ha detto della capienza, e mi viene in mente il fatto che prima un biglietto teatrale, diciamo, abbiamo citato il Teatro 7, potremmo dire il Vittoria, diciamo un teatro medio, no? Un biglietto costa intorno ai 18-20 euro. Con una capienza ridotta, teoricamente o il biglietto costa di più, ma in questo momento di grave crisi economica aumentare un biglietto è una follia. Noi togliamo i ristori per voi artisti, ma gli impresari e i proprietari dei teatri devono avere una copertura di quella fetta di pubblico che non possono ospitare e di un biglietto che non possono aumentare, se non addirittura lo devono ridurre. Penso che questo sia un tema importante. Però possiamo fare anche i doppi spettacoli. Allora, qui bisogna ragionare tutti insieme. Questo è proprio il momento di dire che o vince la squadra o non vince nessuno. O tutti rinunciano a qualcosa e fanno uno sforzo, tutti, dai produttori agli attori, ai gestori di teatro, tutti, oppure non troviamo la soluzione. Quindi le soluzioni vanno trovate insieme, ma con le sale aperte, sia dei cinema che dei teatri, secondo me. Va bene, Max, vuoi aggiungere qualcosa? Così poi vorrei parlare un po' di voi due come attori e come artisti, e poi andiamo sul discorso Gigi. No, ma Paola c'ha ragione, essere entusiasta. Io sui due spettacoli al giorno, capire, a me mi portano qualcosa, mi portano un quattro a me a teatro, però poi già ero pigro prima, devo figurare. E poi è un po' così, noi siamo sempre considerati, allora, cioè lo dovremmo fare anche senza essere pagati, probabilmente, che palle. Saremo pagati, un po' meno. Un teatro non guadagna, come fai tu a campare facendo anche tre spettacoli al giorno? È un macello. Però comunque io sono d'accordo con te, quando dicevo dei ristori parlavo per loro, non certo, per loro. Lo so. Farei doppio spettacolo anch'io. È loro che non so se hanno inventato qualcosa per... Comunque. Ma secondo me rivedranno anche i ristori una volta che aprono le sale, per forza. Vabbè. Ripartire, poi insomma bisogna correggere il tiro strada facendo. Poi sai, i teatri privati sono in grande sofferenza, ma i teatri pubblici hanno preso belli sordi. A sto punto... Il teatro pubblico infatti non apre. Allora, il teatro pubblico adesso... facesse il teatro pubblico, si sforzasse di fare il teatro pubblico, visto che i soldi li ha presi. Non so. I teatri privati si inventeranno anche un modo, altra opportunità che dà questa crisi. I teatri devono essere aperti dalla mattina alla sera. Io l'anno scorso, prima della pandemia, sono stata a Praga. A Praga i teatri sono aperti dalla mattina alle 9 fino alla sera, e c'è di tutto dentro, i spettacoli per bambini, incontri con i ragazzi, scuole di teatro. Ma i teatri devono essere luoghi di cultura, sempre aperti. Questa è un'opportunità per cambiare infatti anche l'uso e la fruizione di questi luoghi, è vero. Questa potrebbe essere una grande opportunità. Io immagino il teatro come un luogo dove praticamente ogni giorno viene presentato un libro, ad esempio, cioè il teatro deve essere equiparato secondo me a un polo museale, mentre sul cinema il discorso è diverso, perché il cinema è un'industria un po' diversa. Allora io passerei a raccontare nel tempo che abbiamo questi due grandi attori, e anziché sciorinare i tanti film che hanno fatto, vorrei chiedere se sia per Paola Tiziana che per Massimo, fino ad oggi le loro carriere si contraddistinguono tra dei film importanti, importantissimi, con dei grandi maestri,
dei ruoli particolarmente pieni, magari con registi esordienti, magari in film meno visti. Faccio un esempio: nessuno ha visto il film La Volta Buona, perché era un film che doveva uscire sotto pandemia un anno fa, dove Massimo Vermüller fa il fratello prete di Massimo Ghini, un film che purtroppo nessuno ha visto perché è stato bloccato. Paola Tiziana ha fatto decine di film dove è stata madre, zia di chiunque. Nella loro carriera però c'è anche Ferie d'Agosto, o nel caso di Massimo i film con Alberto Sordi. Allora vorrei sapere quanto vi dà, diciamo, come adrenalina, come entusiasmo, il grande film col grande regista e il bel ruolo, e quanto vi dà magari la parte un po' più piccola, più ricercata, col regista esordiente. Bello, questo silenzio è meraviglioso. Avete riordinato le idee, perché diciamo... Riflessione. È che l'altra volta sono partita a parlare io, questa volta parte te. Signore, vai, dai. Arrivo io? Allora, guarda, quando faccio i film con gli esordienti mi piace tantissimo, mi piace da morire, ma io mi sento veramente un catafalco, cioè mi sento improvvisamente una vecchia pantegana dello spettacolo, perché mi trattano come, capito? La Cruciani è arrivata! Cioè, mentre solo perché cominci, so, a Cruciani, intanto faccio due pose pure con te, perché che cominci, ma poi in realtà, voglio dire, questa cosa però è anche molto piacevole. E mi piace del film degli esordienti, che c'è un entusiasmo e uno spirito di sperimentazione, di ricerca, che poi quando lavori con il grande maestro magari senti un po' di meno, però poi il ruolo, il set col grande maestro, insomma, quello è un pranzo di Natale. Cioè, anche solo vedere come tiene il set il grande maestro, come si rapportano i reparti a lui, e quanto timore reverenziale abbiamo noi. Magari sono grandi maestri più giovani di noi, ma non fa niente, sono comunque grandi maestri. Quindi, insomma, diciamo che il pranzo vero è quello col grande maestro. Il pranzo al sacco improvvisato è quello del film dell'esordiente, però entrambi gradevoli, piacevoli. A me, quando mi chiedono qual è il tuo regista preferito, rispondo sempre quello che mi fa lavorare, perché è così. Massimo, Max, ti sei ritirato? Vai. Io vi posso dire solo questo, che il paragone, insomma, è un po' complicato, perché quando io ho lavorato con Scola, anche con Lina, con mia zia, io dimentico sempre perché è una parente, ma è una maestra assoluta. Film con lei, sì. Ma approdando a Magni, che per me è stato un secondo padre, io lì, ma non c'è erano la... tutti gli altri, pure con Monicelli, lo erano tutti gli altri maestri assoluti, non solo di cinema, per tutti quanti erano maestri di vita, per cui questi maestri di vita si ponevano come modelli comportamentali, cioè non erano solo registi, erano maître à penser. Si è bloccata la linea. Ma potrebbe anche essere una cosa d'anzianità, io si è bloccato. No, diciamo a Massimo di entrare, di uscire, di entrare di nuovo, magari mandiamogli un messaggio, perché si è bloccata la linea. Comunque sì, in effetti, maestri di vita, questo era un po' il concetto che stava raccontando Massimo. Senti Paola Tiziana, intanto questo incontro con Massimo Vermüller, con Rodolfo Laganà, parte dall'inizio, no? Proprio dalla scuola, della carriera, dalla scuola, dalla formazione, no? L'incontro con i proietti è stato anche
l'incontro con questo gruppo di attori che poi non vi siete lasciati mai. Sì, ci siamo ritrovati per un po' di anni, non ci siamo sentiti, non ci siamo visti, ma poi ci siamo ritrovati. E sì, l'incontro lo dobbiamo tutti all'incontro della nostra vita, cioè Gigi. Considera che quando noi abbiamo cominciato il laboratorio era il 79, Gigi aveva 39 anni e noi 20, 21, 22, quindi avevamo un maestro, perché già Gigi era un big, che avevamo visto da Pischelli al Teatro Tenda in A me gli occhi please. Sì. Quindi è stato un incontro molto importante e è stato anche la possibilità di scoprire ognuno di noi le caratteristiche attoriali. Io sono entrata al laboratorio che volevo fare per teatro serio, volevo fare Medea, mi volevo attaccare le tende, ero temperamentosa, ero tutte le cose. E Gigi me lo faceva fare, poi mi guardava e faceva: ma te fai ride? Come faccio ride? Capito? Una cosa che mi metteva agitazione. E invece in realtà questo ha stimolato in me una scoperta. E poi è quello che ci ha insegnato che l'attore è un comunicatore. Ci ha insegnato l'aspetto pop del nostro mestiere. Il cercare di arrivare a tutti, a quanti più possibile. Ecco, questo è stato un regalo uno dei tanti regali degli insegnamenti di Gigi. Che poi, Massimo, adesso sei tornato, però stavamo parlando dell'incontro con Gigi Proietti dalla scuola e poi, insomma, è stato un incontro che non avete mai abbandonato, nel senso, in un certo senso vi siete sempre rincontrati con lui e tra di voi. E a proposito di questo concetto del pop, no, all'inizio dicevo la Zavorra è stata pioniere di sketch televisivi, no, di un modo di portare la comicità in televisione, così come Gigi Proietti ha sempre cercato, ma anche ultimamente nelle ultime sue apparizioni, di portare il teatro, la comicità di un certo spessore in televisione, facendo sempre grandi numeri. Quindi fondamentalmente questo modo di fare comicità è vincente sempre, no? Sì, sì, per carità. Io non lo so quanto sia stato, come dici tu, precursore nel nostro tipo, quello di Gigi, non ne parliamo. Quello di Gigi è stata tutta una carriera improntata su questo. Ed è rimasto unico, poi a modo suo, in quello che ha fatto è rimasto unico. No, visto che siete passati a quello, no, stavo dicendo, ma non dipendeva da me, però siete andati via tutti, tutti. Sì, è la linea, non c'entri niente, no, non è ammazzare la linea. No, dicevo che stavo dicendo e finisco. Sì. Che quelli erano maestri di vita e non solo di cinema, e che può capitare con un giovane che non è colpa sua se non ha più riferimenti importanti, ecco perché naviga anche lui a vista, qualche perla carina come orecchie con Alessandro Ronadì, a me mi è capitato, no? Cioè una cosa incastonata là. Vabbè, questo è un discorso. Siete passati a Gigi e Gigi per noi è stato, a me, io ancora ci parlo con Gigi, per noi è stato molto di più che un maestro, è stato un fratello maggiore. Cioè, abbiamo capito, e purtroppo quando capita, io ci ho perso un compagno di scuola con sto Covid, vabbè, va, negazionisti, ma comunque quando va via una persona ti accorgi lì quello che ti manca di lui, e a noi ci manca soprattutto il fatto che portava il sorriso in ogni circostanza, la sua generosità ci manca. Però Paolo ha parlato di questo aspetto sempre in modo acuto, come fa lei, ed è vero quello che dice. Io ti posso soltanto dire che invece per me è significato la gioia di stare in scena. Cioè io ho capito, grazie a Gigi e guardandolo, come si può essere contenti di stare sulla scena. Poi tecnicamente, per esempio, ci ha insegnato molto a leggere un personaggio. La scuola deve servire a qualcosa, no? La prima cosa che dovrebbe servire è metterti di fronte alle tue capacità.
perché se non ci sei portato questo mestiere è talmente pieno di rospi da mangiare che la scuola dovrebbe poter dire per prima: guarda caro, secondo noi è meglio di no. Ma se dice meglio di sì, ti dovrebbe dare quegli strumenti. Ecco, la scuola Gigi era meravigliosa per questo, perché come rispecchiava quello che era Gigi, che era così eclettico, per cui tu facevi dalla danza afrocubana, io e Rodolfo che facevamo la danza afrocubana, era una cosa da chiedere perdono al Signore in ginocchio. E però facevamo solfeggio, facevamo mimica facciale. L'insegnamento di Gigi di saper leggere un personaggio a me mi è rimasto molto dentro, come la gioia di farlo, questo mestiere sempre più minacciata, però la porto così com'è da Gigi in poi. Vi dico una cosa che riguarda Massimo e Paola Tiziana e il grande Gigi, ovviamente, no? Io sono stato miracolato e ho avuto la fortuna di partecipare come amico, come invitato a qualche cena, a qualche incontro del loro gruppo di amici nei ristoranti di Rodolfo, no? Dove Gigi partecipava, diciamo, col pretesto della partita della Roma, però poi in realtà sia prima della partita che soprattutto dopo si passava da citare Shakespeare alle barzellette a parlare del terzino sinistro o Brecht. Ecco, io ho visto questo gruppo di amici e di grandi attori che facevano parte di un, non lo so, di qualcosa di fortemente unito, dove è vero che c'era, diciamo, una sorta di venerazione per questa persona fantastica, che però si poneva in modo molto semplice. Cioè Gigi, anche con loro il rapporto era da fratelli, ma anche nei miei confronti e nei confronti degli altri, Gigi non si poneva mai come il maestro sul piedistallo. Quindi con lui era fantastico poter parlare di tutto. Da un momento all'altro ridevi e un secondo dopo rimanevi a bocca aperta, affascinato, mentre lui ti raccontava un film che aveva fatto con Altman. Quindi penso che la bravura di questi grandi attori, Massimo, Paola Tiziana, Rodolfo, e poi in queste scene c'erano tanti altri, è che loro hanno assorbito e rubato, tra virgolette, da questo grandissimo maestro, io penso, ogni momento del loro stare insieme, anche al di là dello spettacolo o dei momenti dei laboratori, eccetera, o sbaglio? Altro che succhiato tutto quanto. E a proposito del rubare, tu devi incontrare persone che si lasciano rubare, e Gigi ce lo permetteva. Non tutti si lasciano rubare, quindi è stata anche quella una bella fortuna. E poi, insomma, le cose fondamentali, ripeto, un po' aver conosciuto il valore nobile della comicità, perché per Gigi il comico è nobile. Quando Gigi fa ridere non è mai grossolano, non è mai volgare, e quindi c'è il rispetto, e poi, insomma, mille altre cose. E poi fa Max un ricordo di questi incontri. Poi sai perché non c'è niente da fare. Per uno che può fare attore giovane, giovinotto, che va lì e lo vuole fare, il più grande attore di tutti è il miglior maestro. Non ce n'è un altro migliore, capite? Sì, il regista se la può cavare, ma se tu c'hai davanti uno dei più grandi di tutti, capisci? Cioè, immediatamente ti fa capire quali sono gli strumenti fisici, mentali. Ma chi è questo? Io sento un... Pronto? Max, continua, non ti preoccupare. Non si capiva, una sega elettrica.
Beh, di po' Pierpaolo, quindi no, Max, questa parte del ricordo di Gigi Proietti. Qualche momento privato con Gigi, è stato anche tuo testimone di nozze o sbaglio? No, quello testimone di nozze ha fatto a Pino. Perdonatemi. A Pino Quartullo l'ha fatto il testimone di nozze. Però comunque è venuto con Paola, tutti noi al mio matrimonio e è stato meraviglioso, meraviglioso. Anche Nadia Rinaldi ha fatto il testimone di nozze. Come? Anche Arnaldo Rinaldi ha fatto testimone di nozze. Ma te rendi conto? No, un aneddoto carino da raccontare sempre è Paola. Paola era una spettatrice, ma noi andiamo dopo lo spettacolo, come sempre, in un ristorantone di questi qui, questi dei Castelli Romani, capito? Eravamo fuori porta. E dai, con le magnate, madonna mia. Comunque, e il vino, e le cose, e tutto. A un certo punto, chi lo sa che c'era in questi piatti, uno di questi piatti, a me, a Rodolfo e a Pino Quartullo, ci prende, come posso dire, senza essere, no? Un ribollire nella pancia. Bravissima, un sommovimento interiore. C'era questo balconcino che dava sulla terrazza, sulla piazza assolutamente vuota a quell'ora, ai 2 di notte, una cosa del genere. Per cui, andiamo un po', curi, zitto, e andiamo sgattaiolando sul balcone per espletare delle funzioni normali e anche genuine, se vogliamo. Quando torniamo molto più alleggeriti e più sani, Gigi non ci rivolge più la parola. Allora mi guardo con Rodolfo, con Pino, io, ma che mi ha esagerato? Ah, a me mi sa che ti ha sentito, è così, perché sai, insomma, non erano cosette, erano cose importanti. E allora dice, ma può essere che sia... Sì, sì, certo, come no? A Gigi, alla fine abbiamo affrontato e ha detto, a Gigi, scusaci, ma noi pensavamo, come siamo andati fuori, non è che... No, no, se voi vi siete andati a drogare io vi ammazzo de botte. E siete andati a fare una canna, eh? Eh? Come ha fatto? Siete andati a fare una canna, eh? No, veramente noi siamo andati a fare lascio all'immaginazione popolare cosa eravamo andati a fare. Quando gli abbiamo detto siamo scoppiati tutti in una strada. Ma per farvi capire, al paterno era il rapporto che c'era, capito? Sì, era paterno, però poi era anche... Io ricordo una volta che un nostro collega, durante le prove, facevamo le prove, noi stavamo tutti seduti, allora Gigi ha detto, dai, riproviamo quel pezzetto di prima. E il nostro collega allievo ha detto, ma così ingenuamente, dai, andiamo a fare sta stronzata, va. Gigi l'ha sentito, l'ha guardato, fulminato, stava sul palco già Gigi, e ha detto, ricordate che qua sopra se gioca, ma non se scherza. Incazzato come una iena. Ma chi era? È un insegnamento stupendo. Pensa che, mentre lo dicevi, mi veniva in mente che, appunto, ogni tanto escono fuori magari dei video privati molto... diciamo privati, ma che possono essere divulgati, ad esempio Stefano Reali, pure lui era un grande amico, e una volta ha messo un video su Facebook e la gente lo può andare a recuperare, dove penso sarà stato un jazz club con 20 persone, non di più. Stefano suonava, Gigi cantava, e Gigi cantava davanti a quelle 20 persone come se stesse su Rai 1 in prima serata, e questa cosa è commovente. Sì. È di una professionalità. Verso questo lavoro sempre e comunque, rispetto verso questo lavoro, al di là di chi hai davanti, insomma. Rispetto, anche il senso del rigore, della disciplina, cioè, della serietà. Ci si può divertire essendo seri. È vero. Allora, siamo quasi in chiusura di questo, potremmo andare avanti all'infinito, secondo me, Pier, no? Vero? Perché insomma ne abbiamo di cose da raccontare, però io volevo sapere, verso la fine, insomma, di questo incontro con voi,
su cosa state lavorando? Prima ci dicevi, Paola Tiziana, che stai interpretando un ruolo finalmente da cattiva? No, l'ho appena finito, il film di Michele Andreozzi, Genitori verso Influencer, che uscirà su Sky il 4 di aprile, quindi già l'abbiamo finito. Poi sto lavorando, si riaprono i teatri. Sai, io ho due spettacoli scritti da me, di cui uno anche con la regia, dove sono attrice in tutte e due, che sono due stagioni che vengono programmati e non vengono fatti. E quindi lavorerò a cercare di farli. Infatti, io non sono riuscita a scrivere niente di nuovo perché c'ho ste due cose pesanti nel cassetto. So piena d'appunti, ma non sono riuscita a dare corpo a un'altra cosa. Ma lo sai che lo dicono, adesso stiamo facendo incontri con registi, tutti più o meno avete avuto lo stesso problema, cioè come se aveste avuto un blocco della creatività, cioè questo anno è stato poco Beh, creativo per tutti. sai, un blocco della creatività che non è stato personale, individuale, dovuto da motivi esistenziali, ma un blocco della creatività perché qui dobbiamo ancora capire come si racconterà la realtà da adesso in poi. Adesso guardiamo i film e se sono ambientati oggi, ci sembra strano che non c'è nessuno senza mascherina, cioè che c'è gente senza mascherina. Cioè, quindi vivi la sensazione di qualcosa che sta cambiando insieme a te, che stai cambiando, ma non sai come. E questo ti impedisce poi di creare. Ma poi anche un anno di isolamento ha creato meno incontri e meno stimoli, Certo. siamo stati concentrati sempre su questo pensiero fisso, no? magari uno si incontra al bar e dice: Max, lo sai che avevo incontrato quella signora che ha fatto questo e quest'altro, e magari a lui gli si accende una lampadina e gli viene in mente una cosa. Io penso che queste piccole cose hanno influito tantissimo. Altro che. Massimo, su cosa stai lavorando tu? Io devo riprendere, è stato riannunciato dopo che pure il mio era stato interrotto a maggio, L'A Cuore Aperto, che è il titolo di Gianni Clementi, che è un rimaneggiamento di quello che avevamo fatto tanto tempo fa, e riscrivendolo, rivedendolo, insomma, è uno spettacolo che vuole essere appunto di intrattenimento, divertente, simpatico, speriamo. E poi con le mie partecipazioni, insomma, me la cavicchio perché con Marco Martani faccio la sua, che è un giovane autore, vedi? Faccio il suo film in una partecipazione, poi sempre una partecipazione, questo This Is Us che Paola saprà sicuramente. Zitto! Eccola là, Ho è cominciato, io mi fantastico. sono rifiutata fino ad oggi. Ho cominciato oggi, ho appena visto le prime due puntate ho spento la seconda puntata un quarto d'ora prima di voi, dicendo da sola, perché vivo da sola, ho detto, ho spento, ho detto, sono rovinata, perché ho visto che sono cinque serie e alla fine. Aspetta, ora lo fanno in italiana e io Sì, ho ma un un cameo. cameo pure là. Non so se l'hai già visto, il dottore, il medico, che è un bel cameo, però devo fare questo lavoro con Ma loro. siete specializzati nei camei al Ma cinema? certo, Ma noi l'hanno siamo saputo il re e la tutti. regina dei camei italiani. Ma sì, ho capito, però sempre nonni, bisnonni, avi, trisavoli, c'era tempo per farli, ma comunque, no, in questo caso del medico per fortuna no, e manco in quello di Marco. Quindi, chiedi. Posso chiedere sia a Massimo che a Paola Tiziana quando si potrà, se diciamo vi fate voi carico con tutto il gruppo, quindi Quartullo, Tirabassi, che non è facile coinvolgere, Stefano Reali e Carlotta, ovviamente, Proietti. Muzzo. Esatto, se fate voi, perché siete gli unici titolati a farlo, un grande omaggio annuale, un appuntamento annuale, un grande spettacolo dove tutti voi, insomma, fate delle cose, poi insomma, saprete voi cosa. Ce lo potete, non dico promettere, però insomma, sarebbe importante, sarebbe bello.
lo diciamo continuamente, quindi lo faremo sicuro. Bene. L'abbiamo già fatto a Civitavecchia grazie a Pino Quartullo. E non è escluso che quello lì già basterebbe da solo. Qual era però la differenza? In mezzo a noi c'era proprio Gigi. Porca. E ci mettete Carlotta e niente, poi fate voi, insomma. Dai, allora, questo è un appuntamento che ci promettete che insomma farete. Di più. L'estate sarebbe meraviglioso lì al Globo. Sarebbe stato meraviglioso, sarebbe meraviglioso. Vedremo. Dai, vediamo. Senti, Pier, siamo in chiusura. Domani, come ogni lunedì, esce Lunedì Film del Quotidiano del Sud. Domani noi ci prendiamo una piccola pausa dal cinema e parliamo di Sanremo, però lo facciamo in modo del tutto originale, quindi vi invito a prendere il Quotidiano del Sud, intanto perché dedichiamo uno spazio anche a Lucio Dalla, e Raffaella ha fatto un bellissimo servizio, perché in contemporanea c'è il Festival di Berlino del cinema. In contemporanea c'è il Festival di Berlino, dicevo, e c'è un documentario di Pietro Marcello dedicato a Lucio Dalla. Poi il 4 marzo è la data del compleanno di Lucio Dalla, quindi noi diciamo affrontiamo anche questa cosa qui, e poi dedichiamo tutta una parte alla controprogrammazione. Quindi per chi non ama Sanremo, noi diamo tantissime indicazioni su cosa vedere in alternativa, e le piattaforme da questo punto di vista danno una mano, perché insomma tra film e serie c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi chi vuole insomma sapere qualcosa di più sia su Sanremo, ma anche anche a Roma, anche a Bologna, anche insomma nelle grandi città, c'è il Quotidiano del Sud, dove il Sud è un punto di vista, è un luogo dell'anima, quindi insomma è un giornale nazionale con un punto di vista un po' sudista, tanto che non guasta. Tutti i giornali hanno un taglio, il nostro taglio è guardare le cose dal basso verso l'alto. Un po' come il giornale Off, che ha il suo cult è l'identità territoriale, perché secondo noi oramai autorialmente si torna all'identità territoriale nei racconti, e quindi nel cinema in particolare. Si raccontano i luoghi anche in modo diverso rispetto a come si sono sempre raccontati, quindi è un nostro modo di raccontare il cinema e anche il teatro, insomma, cerchiamo di raccontarlo in questo modo. Allora, io ringrazio Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, una bella puntata, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ricordato il grande Gigi Proietti, noi vi diamo appuntamento a lunedì, perché lunedì è 8 marzo, una puntata speciale con due donne molto in gamba, e insomma parleremo di donne, dello sguardo al femminile nel cinema, dai, nella televisione. Grazie, alla prossima. Ciao. Alla prossima, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao.